Dopo aver preso il sole in spiaggia, Lewis se ne torna a casa. Accende i fornelli e si mette a fare una frittata. Poco dopo, mentre fa colazione, qualcuno bussa alla porta. Diversi uomini si presentano dicendo di essere degli addetti alla manutenzione. Dicono a Lewis che c'è una fuga di gas nel suo appartamento e gli chiedono di uscire immediatamente. Lewis gli sbatte la porta in faccia e chiama la polizia. È sicuro che sono ladri. Perché Lewis la pensa così? Lewis ha il piano cottura a induzione, non a gas. I ladri volevano che uscisse di casa per entrare e rubargli tutto. Sei persone sono bloccate su un'isola deserta. Sanno che un elicottero arriverà tra poche ore, ma devono assolutamente mangiare qualcosa. Hanno una pentola, una bottiglia d'acqua fresca e 5 patate. Cucinano le patate e si preparano per cenare, ma prima devono dividere le 5 patate di diverse forme e misure tra tutte e 6 le persone. E il cibo deve essere distribuito equamente. Come possono farlo? Facile, dovrebbero fare un bel purè. Un famoso regista ama quando la gente parla di lui, anche se dicono qualcosa di spiacevole. Una volta ha realizzato un film terribile. L'uomo voleva che tutti lo odiassero. Critici e spettatori hanno definito il suo film orribile, inaccettabile, ridicolo e imbarazzante. E il regista ne era felice. Un paio di anni dopo, durante un'intervista, ha chiesto a un giornalista: «Cosa ne pensi del mio ultimo film?» Il giornalista ha dato una risposta secca, ma ciò che ha detto ha offeso il regista. Cosa ha detto il giornalista? Non lo ricordo. Tre ragazze si sono incontrate in un accogliente ristorante per discutere di una festa. Jessica ha ordinato da mangiare. Sara ha chiesto un succo di ciliegia e Lucy ha tirato fuori una mela dalla sua borsa e ha iniziato a mangiarla. Il cameriere ha portato il succo e il cibo e se n'è andato. Sara ha iniziato a bere il suo succo, ma Jessica non ha toccato il cibo. Qualcuno non è umano. Ma chi? Il cameriere. Le sue mani sono coperte di squame e le sue pupille sembrano quelle di un serpente. Un avventuriero sta camminando nel bel mezzo di una fitta giungla amazzonica. Sta cercando un manufatto unico che un tempo apparteneva a un'antica tribù. Se riuscirà a trovarlo, vorrà venderlo per milioni di euro. Quando esce dalla giungla, si ritrova in un'ampia radura e vede due grotte. In entrambe ci sono delle trappole, ma solo una contiene il tesoro. Il viaggiatore è sicuro che sarà in grado di affrontare tutti i pericoli, ma deve scegliere la grotta giusta. Quale grotta dovrebbe scegliere? La grotta a destra. Vedi, l'ingresso è ricoperto di ragnatele. Significa che nessuno è stato qui per molto tempo. Tutti gli altri cacciatori di tesori sono entrati nella grotta di sinistra e non sono più usciti. Gli amici di Mark lo hanno invitato a una festa. Una volta giunto sul posto, ha fatto il giro della casa e ha visto un gruppo di 8 persone. Non conosceva nessuno di loro. Era la casa sbagliata. Prima di andarsene, Mark ha notato che 3 delle persone alla festa erano androidi. Riesce a individuarli? Questo tizio sta versando da bere da una tanica di benzina. Dalla testa di questa anziana signora esce del fumo a causa di un cortocircuito. Questa ragazza sta caricando il suo telefono tramite un cavo collegato al suo collo. Dopo un naufragio, Jack si ritrova su un'isola deserta. Decide di costruire una zattera e crea anche delle piccole vele. Jack, però, non riesce ad allontanarsi dalla riva perché non c'è vento. Pochi giorni dopo, vede avvicinarsi una nave, ma le sue vele sono spiegate nella direzione opposta. Visto la direzione in cui sono spiegate le vele, dovrebbe allontanarsi dall'isola, non avvicinarsi. Inoltre, non c'è vento. Com'è possibile che la nave si sta avvicinando alla riva? La nave è dotata di motore. Richard sta camminando scalzo nella foresta perché alcune scimmie gli hanno rubato le scarpe. Ha freddo e fame.
Fortunatamente vede una capanna. Il fumo esce dal comignolo e della luce filtra attraverso le finestre. Tre sentieri conducono alla casa. Il primo è coperto di carboni ardenti. Ci sono un sacco di chiodi arrugginiti sul secondo ed il terzo sentiero è disseminato di vetri rotti. Quale sentiero dovrebbe scegliere Richard? Fa freddo. Richard può aspettare che i carboni si raffreddino e mentre aspetta può avvicinarsi e riscaldarsi. Toby sta vagando da diverse ore nel deserto. Il sole gli sta bruciando il collo. Non c'è altro che sabbia in giro. Ha finito anche tutta l'acqua. Sta diventando sempre più debole e alla fine cade. Poi vede due piccoli stagni ed ha abbastanza forza per arrivare a uno solo di loro. Quale di questi stagni è un miraggio e quale è reale? Lo stagno a sinistra è reale. Vedi quelle nuvole? In quel punto piove e l'acqua piovana sta dando vita allo stagno. Ai margini del bosco, abbastanza lontano dal villaggio, c'è una vecchia casa. Il proprietario si è svegliato e ha trovato la sua TV rotta. Qualcuno ha rotto lo schermo. Decide di chiamare tutti quelli che sono stati in casa la notte prima. Il cuoco, la donna delle pulizie e l'avvocato. «Chi ha rotto la mia TV?» ha chiesto l'uomo. «Io stavo cucinando la cena, non ho toccato niente», ha detto il cuoco. «Stavo pulendo il seminterrato», ha risposto la donna delle pulizie. «Ero di sopra, ho passato la serata a studiare i documenti», ha risposto l'avvocato. «Uno di loro sta mentendo. Chi?» L'avvocato ha detto che era di sopra, ma la casa è a un piano. Non avrebbe potuto stare di sopra. Tom ha perso le chiavi della sua macchina. Ha cercato in ogni angolo di ogni stanza, ma non le ha trovate. Poi si è recato nella stanza più lontana, ha guardato per terra e si è reso conto che le chiavi erano appese al lampadario. Come ha fatto Tom a vederle? Il pavimento è riflettente. Un anziano professore di filosofia era nella sua aula. I suoi studenti erano tutti ai loro posti, intenti ad ascoltarlo. «Ecco un compito per voi. Dimostrate che tutto ciò che accade intorno a me è reale e io non sto dormendo. Chi mi darà la risposta più convincente otterrà il punteggio più alto». Gli studenti si sono messi subito a scrivere, ma nessuno è riuscito a prendere un voto alto, tranne una ragazza. Ha scritto qualcosa composto da più parole. Cosa ha scritto? Non puoi leggerlo se stai dormendo. A proposito, potrebbe tornarti utile mentre dormi. È quasi impossibile leggere qualcosa mentre sogni. Pertanto, per scoprire se stai dormendo o no, guarda il tuo telefono e prova a leggere qualcosa. In città c'è una vecchia casa stregata. La gente del posto ha paura, ma un giorno tre ragazze e due ragazzi decidono di darle un'occhiata e filmare ciò che vedono. Quando si avvicinano all'edificio, uno dei ragazzi, Rob, si rifiuta di entrare. Dice ai ragazzi che vuole rimanere fuori ad aspettare. Il resto del gruppo entra. Rob è alquanto nervoso. Dopo averli aspettati per alcuni minuti, decide di chiamare aiuto, ma a questo punto tutte e quattro le ragazze e il ragazzo escono. Rob si rende conto che la casa è infestata e fugge via. Come ha fatto a capirlo? In casa sono entrati tre ragazze e un ragazzo, ma cinque persone sono uscite. Una delle ragazze è un fantasma. Rob l'ha capito ed è scappato via. Michael stava camminando sul marciapiede con le mani dietro la schiena. Poi un'auto è apparsa da dietro l'angolo. In quel preciso istante, Michael stava camminando vicino a una grande pozzanghera. L'autista ha accelerato e stava per inzupparlo, ma all'ultimo secondo ha rallentato e ha evitato la pozzanghera. Perché non ha inzuppato Michael? Michael aveva un mattone dietro la sua schiena. L'autista temeva che Michael glielo avrebbe lanciato, quindi ha evitato la pozzanghera. Alexandra si trova dentro un vecchio castello.
Sulle pareti vede molti ritratti di re e regine. Il corridoio è illuminato da candele. Alexandra scende al primo piano, dove diverse persone stanno ballando. La ragazza si sente come se avesse viaggiato indietro nel tempo. Ma aspetta, tutto questo è finto. Come ha fatto la ragazza a capirlo? Nell'angolo della sala c'è una telecamera nascosta. Inoltre, questa ragazza ha uno smartwatch al polso. Lo vedi? È mattina. Bob sta uscendo di casa per andare in spiaggia. Il sole sta facendo capolino all'orizzonte. Il mare è calmo e non c'è vento. Bob si siede sulla sabbia, chiude gli occhi e inizia a meditare. Diverse persone gli si avvicinano e si siedono accanto a lui per meditare. Bob apre gli occhi, li vede e si rende conto che qualcosa non va. Ma cosa? Guarda Bob, e ora guarda le persone. Non sono appoggiate sulla sabbia. I loro corpi sono a circa un centimetro da terra. E ora controlliamo il tuo punteggio. 0-3 punti. Non arrabbiarti, non devi essere troppo duro con te stesso. A volte devi solo fidarti del tuo intuito. 4-7 punti. Devi fare più pratica e fare altri indovinelli. Devi usare la logica e la prossima volta otterrai risultati migliori. 8-11 punti. Non male, ma eri un pochino distratto. 12-15 punti. Nessuno può ingannarti. Sei molto astuto, ma puoi fare di meglio. 16 punti. Sei il re degli enigmi. Sei super attento ai dettagli. Inoltre, la tua intuizione è infallibile.